Partiamo dal piccolo cerbiatto, che è piccolino, allo scricciolo, no, non è uno scricciolo, è un moscardino questo, il piccolo topino che in primavera, il famoso tasso, questo che è il nostro scoiattolo, proprio scoiattolo in autunno. Questo è un po' sul rossiccio, anche se non sono proprio, non ne abbiamo più tanti. Il gruccione, il piccolo uccellino coloratissimo che insomma, magari non tutti lo conoscono. La civetta, caratteristica nostra. Poi c'è l'Alaska, che è proprio un pesce, piccolo pesce del fiume. La famosa farfalla che tutti vediamo su un trifoglio, petirosso che ne abbiamo di tantissimi. Una passione nata in età già avanzata, ma che ha consentito comunque a Chiara Barbaglia di arrivare ad avere una sua mostra, un evento in cui i suoi acquerelli raccontano gli animali del Ticino, quelli che sono fra i più dipinti da Chiara: la rana del Ticino, il cerbiatto, il moscardino, il famoso tasso, il nostro scoiattolo e il gruccione, come dice lei. Li elenca la signora Barbaglia mostrandoceli uno a uno appesi in dei quadri nello spazio Controvento, annesso all'omonima libreria in via Dante. Ho cominciato a dipingere per passione, diciamo, ma non sono assolutamente, non ho fatto niente per, non ero portata nemmeno, ho cominciato così per vedere, perché mi sono sempre piaciuti gli acquarelli. Ecco, mi sono avvicinata agli acquarelli perché avevo visto una locandina in un negozio dove il maestro Jonathan Alfieri faceva dei corsi, così ho detto dai proviamo, avevo appena finito di lavorare, avevo tempo libero, così. E allora ho cominciato ed è diventata la mia passione, veramente una passione, mi piace molto dipingere, mi tranquillizza, mi calma, proprio è come se fosse una medicina. E poi io che amo tanto la vita, ho iniziato a dipingere un po' tutto, dai ritratti, dai soggetti sacri, dagli animali, tutto quello che mi piace lo dipingo, paesaggi, il mare, e attraverso questi, attraverso la pittura ho imparato ad osservare anche le cose piccole, ad apprezzarle, a vedere quanti colori hanno gli animali, un pelo di un animale, quanto colore ha, come le nuvole cambiano aspetto, guardarle con occhi diversi. Ecco, devo essere onesta, a me la pittura e l'acquarello, che mi è sempre piaciuto, mi ha aperto un mondo nuovo. Quelli esposti sono solo una piccola parte degli acquerelli dipinti negli anni da Chiara Barbaglia, sia per questioni di spazio espositivo sia per una questione di merito. Il senso della mostra era rendere visibili le opere che raccontano gli animali del Ticino e il loro territorio. Io ho voluto esporre questi acquarelli partendo dagli animali, dalla fauna del nostro ambiente, ecco. Piccolini, sono animali piccoli, però ci sono anche alcuni che non sono proprio del nostro ambiente, che ho fatto vedere o che avevo appena dipinto, perciò animali del Parco del Ticino e alcuni non del Parco del Ticino. Perché mi piace l'ambiente, ho dipinto i colori e anche la mostra che si chiama I colori della natura, volevo far apprezzare ad altri, come le apprezzo io, i colori, i meravigliosi colori che la natura ci regala. Perciò ho dipinto vari animali che ci sono nel Parco del Ticino, alcuni che sono primaverili, alcuni insomma che vanno in letargo, ecco, un po' di tutto. E così li ho esposti in questo piccolo ambiente per tutti.